tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Crollo del ponte in A14. Dopo due anni la procura di Ancona chiede il processo per 18 persone e 4 società. Pauroso schianto a Trecastelli tra un'autocisterna e due auto, 3 i feriti di cui uno in gravi condizioni. Fano celebra il 75° anniversario della liberazione con letture, libri e deposizione di corone d'alloro per non dimenticare. Chiesetta di Madonna Mare lasciata all'abbandono, l'appello del professor Milesi di ripartire da documenti e reperti per realizzare uno spazio archeologico. Circuito Marconi, la società ciclistica Alma Juventus Fano chiede il rispetto del regolamento per evitare incidenti lungo il percorso. La bellezza chiama la bellezza, sabato prossimo torna Urbino CNA Idee in Moda, la sfilata in piazza più importante d'Italia che promuove il settore del tessile e dell'abbigliamento. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, per il crollo del ponte 167 lungo l'autostrada A14 avvenuto il 9 marzo 2017 tra i caselli Ancona Sud e Loreto nel comune di Camerano, che costò la vita a due persone e il ferimento di altre 3, la procura di Ancona ha chiesto il processo per 22 indagati, 18 persone fisiche e 4 società coinvolte a vario titolo per aver commissionato i lavori, averli appaltati e poi subappaltati. Nella richiesta di rinvio a giudizio, il PM Irene Bilotta contesta agli indagati anche l'omicidio stradale, oltre all'omicidio colposo, il crollo colposo e la violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro già emersi in fase di apertura del fascicolo. Sul ponte crollato era in corso una manovra di innalzamento quando l'impalcato obliquo finì sulla sede stradale, provocando la morte dei coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani, originari dell'Ascolano, che sopraggiungevano in auto, e poi il ferimento di 3 operai. L'udienza preliminare si terrà il 9 dicembre davanti al GUP di Ancona Francesca De Palma. Grave incidente stradale invece oggi intorno alle ore 14 sulla strada provinciale 424 all'altezza della rotatoria per Monterado nel comune di Trecastelli. Nello scontro sono rimaste coinvolte 2 auto e un'autocisterna con gas liquido, ma sono ancora da ricostruire le dinamiche del sinistro. 3 le persone rimaste ferite, di cui una a bordo di una Fiat 500 che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata dall'eliambulanza al Torrette di Ancona. Altre 2 persone che hanno riportato ferite lievi sono state invece trasportate all'ospedale Santa Croce di Fano. Sul posto anche il 118 di Marotta, i vigili del fuoco di Fano e i carabinieri per i rilievi di legge. E adesso passiamo alle vostre segnalazioni che oggi ci portano al parcheggio dell'ex CIF al Lido di Fano, dove il rudere della chiesa, della chiesetta di Madonna a Mare è stato lasciato all'abbandono. Il servizio di Lino Balestra. Potrebbe essere uno dei punti di interesse storico-archeologico che racconta la storia di Fano. Una delle tante tessere che compongono il mosaico articolato e complesso che forma Fano tra romanità, medioevo e rinascimento. La sua valorizzazione, recupero e inserimento nei circuiti divulgativi accrescerebbe certamente agli occhi dei visitatori il fascino di questa città che tanto da dare e mostrare ha. Invece è ridotto un ammasso di pietre cadenti e quel poco che ne è rimasto, il tempo, l'incuria ed il degrado se lo stanno portando via. È ciò che rimane della chiesa di Santa Maria dell'Arzilla, meglio conosciuta come Madonna Mare, e che possiamo vedere nel parcheggio dell'ex area CIF, all'ingresso di Fano, proprio sulla sponda sud del torrente Arzilla. Oggi ciò che ne rimane è stato recintato. C'è una lapide, ormai però scolorita, illeggibile, che recita che il luogo è stato consacrato da Papa Gregorio IV nell'anno 834. Vi era anche una targa dove era illustrata la storia e l'origine di questo luogo. Ma ormai anche di questo rimane ben poco, solo un arrugginito supporto in metallo che ora funge, tristemente, da bidone della spazzatura. Se noi andiamo avanti
di questo passo, tra un po' non vedremo più neanche quello che c'è rimasto di questa chiesetta. Quello che occorre fare è fare uno scavo metodologico, partendo però da dati concreti, cioè da quelli che sono i documenti autografi, manoscritti degli alberghi e anche poi dopo la ripresa Lamiani, eccetera, eccetera. Quindi l'importanza è sì nella chiesetta che noi vediamo, ma tutto quello che c'è sotto. Questo luogo dovrebbe essere molto caro ai fanesi, dato che probabilmente la città di Fano deve il suo nome al tempio che qui vi sorgeva e agli amministratori della città che tanto parlano di romanità, dato che prima della chiesa, come recitano indiscutibili tracce storiche, vi era un tempio pagano convertito dall'imperatore romano Onofrio in sacro luogo, un fanum, appunto. Stiamo parlando del 390 d.C. Nel Medioevo Carlo Malatesti fece un voto alla Madonna e dopo la sua liberazione donò due corone d'oro e pietre preziose, una al santuario della Santa Maria del Ponte e l'altra al santuario di Santa Maria dell'Arzilla, appunto. E vi sono tracce, ci dice Milesi, di un collegamento diretto tra la rocca malatestiana e il santuario. Oggi, via Fabio Filzi. Cominciare a rendere quello spazio uno spazio archeologico. Però se è vero che dal 1971 nessuno ci mette le mani in maniera complessiva, noi ci ritroveremo tra un po' ad avere un mucchio di mattoni. Allora non sarà più Madonna Mare, ma sarà il monumento dell'ignavia e del menefreghismo di chi invece dovrebbe affrontare questi problemi. E la società ciclistica Alma Juventus Fano lancia invece un appello ai cittadini affinché vengano rispettate le regole al circuito Marconi, una pista dedicata agli sportivi, dove si sono verificati alcuni incidenti per la mancata attenzione ma anche per la violazione del regolamento. Il circuito ciclistico Marconi nel quartiere della Trave è un impianto sportivo. È questa la sua natura e con specifiche caratteristiche. È recintato per impedire agli animali di attraversare la pista e con precisi tornelli d'ingresso per regolamentare gli accessi. Certo, lo spazio aperto, il verde che ne fa parte, la necessità di aree dove effettuare attività motoria all'aperto ne hanno fatto nel tempo un luogo frequentato da diverse tipologie di persone, ma il circuito è stato concepito e realizzato con caratteristiche mirate ai ciclisti. Questa sottolineatura è doverosa alla luce di alcuni episodi che si sono recentemente verificati e che ci sono stati segnalati e che purtroppo hanno causato alcuni spiacevoli infortuni tra pedoni e ciclisti, in particolare con i più piccoli ciclisti appartenenti alla società Alma, che usufruisce di orari e giorni a lei dedicati in esclusiva. L'assessorato allo sport del Comune di Fano lo scorso anno, recepito il potenziale pericolo di questa commistione, ha deciso di incrociare i sensi di percorrenza, ciclisti da una parte, podisti dall'altra. Ma questo non è bastato. Purtroppo l'inosservanza da parte di alcune delle regole, molto chiaramente esposte nei cartelli messi agli ingressi proprio per informare bene dell'utilizzo dell'impianto, infatti, ha causato alcuni infortuni ai piccoli ciclisti. E gli episodi purtroppo sono stati svariati. Da persone che attraversano senza guardare con le cuffiette. È successo un episodio che proprio un bambino si è fatto male. E noi come società chiediamo soltanto di rispettare il regolamento e principalmente guardare come se fossimo in strada nell'attraversamento della pista e tutto. Bisogna tenere conto dunque che il circuito ciclistico Marconi non è i passeggi o il lungomare della Sassonia o la ciclopedonale Fano Pesaro, dove cuffiette alle orecchie si decide di fare due passi in santa pace. In un circuito ciclistico, dove ci sono una cinquantina di ragazzi che si allenano e che in alcuni punti sfrecciano anche a 40 km all'ora, beh, le cose cambiano e di molto. Bisogna fare attenzione a dove si cammina e come si cammina. A rischio c'è la propria e l'altrui incolumità. Noi abbiamo 3 giorni alla settimana nella quale i ragazzi vengono qui ad allenarsi e sono le categorie più piccole. Questa struttura qui è una struttura che ha cavalcato i tempi perché purtroppo lo stadio del ciclismo è la strada, ma nel caso dei giovanissimi, dei bambini, una struttura protetta è fondamentale, altrimenti i bambini non potrebbero avvicinarsi a questa affascinante disciplina. L'appello dunque è al buon senso e alla pacifica e civile convivenza, nel rispetto chiaramente delle regole. Ma
martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio, a partire dalle 4:30 in poi, iniziano i gruppi fino alle 19:30. Estrema attenzione negli attraversamenti. E ancora cronaca, un furto è stato messo a segno la notte scorsa al porto Canale di Fano, è stata infatti rubata la batteria e la benzina da una barca ormeggiata alla banchina A. Nel serbatoio inoltre è stata inserita dell'acqua. A dare l'allarme questa mattina è stato il presidente della Lega Navale Italiana di Fano, Rolando Bocchini, che invita i soci ad un maggiore controllo dei propri mezzi, ma torna a chiedere anche al comune una maggiore illuminazione della zona. Sempre nella notte, in alcuni fuoribordo, sono state rubate le eliche. Un fulmine ha colpito nella notte un deposito di rotoballe di paglia, innescando un incendio ad Agugliano in Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 5:30 per spegnere le fiamme che hanno interessato circa una quarantina di rotoballe nella proprietà della società cooperativa La Marchigiana, complessivamente per circa 200 quintali di fieno. A innescare le fiamme un fulmine durante un temporale nella zona. I pompieri, che sono intervenuti con 3 automezzi e 10 uomini, hanno evitato il propagarsi del fuoco ad un fienile. Altro intervento dei vigili del fuoco a Sirolo, nel parcheggio pubblico Verde in Fiore, per l'incendio di un'opelastra divampato per cause ancora da accertare. Cambiamo argomento. Il 27 agosto Fano celebra il 75esimo anniversario della liberazione della città dal nazifascismo. Allora sentiamo quali sono tutte le iniziative in programma. Anche quest'anno, soprattutto quest'anno che è il 75esimo della liberazione di Fano, ci teniamo a presentare una serie di appuntamenti. Due di questi sono una presentazione di libri, quindi uno per esempio è proprio il primo, lunedì 26 agosto, ai Giardini Biancheria Morelli. C'è per il ciclo Le dalle altre una presentazione di un libro, I giorni veri della partigiana Anna Giovanna Zangrandi, che è una partigiana veneta. E giovedì 29 agosto, sempre ai Giardini della memoria, invece abbiamo la presentazione del libro Storia di Ordine Nuovo, quindi proprio sulle origini, diciamo, dei gruppi fascisti. Poi venerdì 30 agosto una giornata tutta dedicata a Leda Antinori. Presenteremo questa giornata Canti per Leda. Liberazione della città di Fano, quest'anno il 75esimo anniversario, un appuntamento di memoria ma anche di partecipazione civile e democratica che anche quest'anno il Comune di Fano animerà con un corteo, il corteo istituzionale, che partirà martedì 27 agosto a partire dalle ore 18:30 con ritrovo davanti al municipio, per poi attraversare tutti gli spazi, le vie, le piazze della nostra città che ricordano con monumenti o con lapidi i caduti per la libertà della nostra città. In occasione del 75esimo anniversario della liberazione, martedì 27 agosto alle ore 21:15 alla Rocca Malatestiana si terrà un concerto del complesso bandistico Città di Fano. Dirige il maestro Daniele Rossi e l'ingresso è libero. Questa mattina a Urbino è stata presentata la 13esima edizione di CNA Idee in Moda, la grande sfilata in piazza con ospiti d'eccezione che torna sabato 31 agosto nella città ducale. È la più importante sfilata live organizzata in una piazza italiana ed è un evento che non ha eguali nel nostro paese. L'ideatore e patron di CNA Idee Moda, Moreno Bordoni, l'ha descritta così: la manifestazione che promuove il settore del tessile e dell'abbigliamento e che torna sabato 31 agosto per il secondo anno consecutivo in piazza Duca Federico a Urbino. Giunto alla 13esima edizione, l'evento celebra in grande stile la moda e la bellezza, con l'intento di valorizzare anche l'entroterra e le imprese del territorio. Presenteranno la serata la conduttrice televisiva Adriana Volpe e il conduttore radiofonico David Romano, ma tanti come da tradizione saranno gli ospiti illustri della serata, come le showgirl Giulia Salemi e Barbara Chiappini, l'ex campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francesca e il DJ che divenne noto con la partecipazione al Grande Fratello Filippo Nardi. Nello show, in cui si alterneranno momenti di moda e di spettacolo, si esibiranno delle ballerine, il cantante swing Mark Zitti e il violinista urbinate Gabriel Martinotti. Anche quest'anno presenteremo in questa meravigliosa location il meglio dell'artigianalità,
dal concept alla realizzazione, tutto made in Italy, e soprattutto con grande orgoglio presenteremo davvero dei capi meravigliosi. Questo condito in una serata che non è soltanto moda, è anche musica, intrattenimento, spettacolo, sport. Vogliamo creare quella sinergia tra territorio, qualità e professionalità che ci sono nella nostra provincia e nella nostra regione, perché davvero siamo una regione, una provincia di grandissima qualità e dobbiamo dare a questi grandi talenti la visibilità che meritano. Sul palco sfileranno grandi marchi e artigiani locali legati alla moda uomo e donna, alle calzature, agli accessori, agli abiti da sposa. Riceveranno poi lo speciale riconoscimento CNA dei Moda Claudio ed Enrico Ripalti, rispettivamente regista e produttore del film La Banda Grossi. Il motivo per cui anche abbiamo cambiato territorio da Pesaro Urbino è anche per andare incontro alle esigenze delle nostre imprese, che naturalmente in questo caso nell'interno della provincia di Pesaro Urbino hanno sofferto e stanno soffrendo un po' di più gli strascichi della crisi di 10 anni fa, e quindi in questo mondo completamente rivoltato noi vogliamo dare anche un segnale di presenza e di vicinanza alle nostre imprese che sono su questo territorio. Naturalmente con la collaborazione di tutti siamo riusciti a fare un buon lavoro e sono convinto che anche quest'anno avremo il successo che questa iniziativa merita. Anche l'amministrazione comunale di Urbino ha fortemente voluto questo evento, e proprio nella città patrimonio dell'UNESCO per CNA ed è in moda dalla scorsa edizione è stato coniato lo slogan "La bellezza chiama la bellezza". È un titolo che è assolutamente appropriato e credo che la bellezza d'Urbino sia pari a quella di chi sfilerà, e soprattutto pari alle nostre imprese del nostro territorio, che sono sempre una grande eccellenza. Nell'anno prima delle celebrazioni di Raffaello, continuare questa iniziativa davanti al Palazzo Ducale credo che sia una valorizzazione unica per le imprese, soprattutto per quelle che devono crescere. La città ha accolto volentieri questa iniziativa che prima veniva svolta altrove, e vorremmo continuare in questo senso. Colora la vita torna con una edizione speciale domenica 25 agosto a Centinarola di Fano. L'evento, organizzato dall'associazione Viviamo Centinarola in collaborazione con Avis Fano e Avis Giovani Fano, prevede il ritrovo alle 17.30 al parco polivalente in via Monfalcone. La partenza invece sarà alle ore 18.30. Per maggiori informazioni potrete contattare i numeri di telefono che trovate nella locandina ufficiale. Tutto il ricavato sarà devoluto ad Avis. Alla BCC Arena di Fano lunedì sera si terrà l'ultimo appuntamento con le commedie dialettali. A chiudere la rassegna del Teatro Sotto le Stelle sarà la compagnia Mazza Murei di Senigallia. Allora, è un debutto il vostro, cosa portate lunedì prossimo? Allora, noi siamo i Mazza Murei di Senigallia, Rione Porto, e lunedì prossimo faremo una commedia ovviamente dialettale dal titolo Vurria discorre. Ci parli di questa opera? È una commedia che verte sul problema della comunicabilità con i telefonini, che in famiglia purtroppo a causa del social e dei telefonini si parla poco. E allora il capofamiglia dà da matto, diciamo, e quindi succedono degli imprevisti, delle cose. È una bella commedia da ridere, speriamo, anche se sono de parte, lo dico, che è da ridere, da vedere. Quindi intervenite numerosi che ci sarà da ridere. L'ho provata in dialetto, perché comunque sia il dialetto Sinigaia non è che si capirà una mucchia, però è perfetto, è preciso. Il dialetto fa ridere, più bello a ridere non c'è problema. Cioè, quanti siete in scena? Siamo 11 con il regista Roberto Feliziani, che è lui. Siamo un bel gruppo affiatato e quindi speriamo di fare bene, e siamo contenti di essere qui a Fano per la prima volta. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al Bianchello Wine Festival che si è svolto in piazza 20 settembre a Fano. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento domani mattina alle ore 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai Giornali. Grazie per averci seguito, arrivederci.